Reggio Emilia, Italia, 22 maggio 2022. Luigi De Siervo osserva durante la cerimonia di premiazione dopo la partita di calcio della Serie A, tra US Sassuolo e AC Milan. Foto di Nicolò Campo, SIPA, USA. Roma, Italpress, la Coppa Italia è diventata un grande prodotto, anche e soprattutto per la crescita costante del calcio italiano. Queste sono le parole dell'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, durante l'evento organizzato per l'arrivo del trofeo della Coppa Italia Frecciarossa alla stazione di Roma Termini, in previsione della finale tra Atalanta e Juventus. De Siervo ha sottolineato l'importanza della Coppa Italia come evento, grazie al coinvolgimento dei grandi atleti che hanno contribuito a rendere il calcio italiano una realtà di rilievo sia nazionale che internazionale. Ha ringraziato gli atleti e i media per aver contribuito alla costruzione di un prodotto che va oltre la semplice partita. Il cammino intrapreso con Frecciarossa per altri 3 anni è basato su principi fondamentali come la sostenibilità e il rispetto dell'ambiente. Con la finale imminente, De Siervo ha dichiarato che si mira a ridurre sempre più le emissioni, incoraggiando una mobilità sostenibile e adottando pratiche che migliorino il nostro impatto ambientale. Ha elogiato Trenitalia per aver posto al centro del paese questo evento e ha evidenziato come la Coppa Italia sia rivolta principalmente al pubblico italiano, mentre la Supercoppa è più orientata all'estero. La presenza di tanti campioni che hanno giocato per squadre diverse durante la cerimonia è stata citata come esempio di come le rivalità si possano attenuare in occasione di eventi sportivi di questo tipo. De Siervo ha sottolineato il ruolo del calcio come strumento per unire le persone e per promuovere uno stile di vita sano e sostenibile per il futuro. La finale della Coppa Italia rappresenta un'opportunità per educare il pubblico sulla mobilità sostenibile e l'importanza di ridurre le emissioni. L'evento alla stazione di Roma Termini ha offerto un'occasione per sensibilizzare il pubblico sull'importanza di adottare pratiche che riducano l'impatto ambientale delle grandi manifestazioni sportive. De Siervo ha evidenziato come l'utilizzo di bicchieri di carta e altre iniziative mirate a ridurre i consumi siano passi concreti verso un futuro più sostenibile. La collaborazione con Frecciarossa e altre aziende partner dimostra l'impegno della Lega Serie A, nel promuovere una visione del calcio orientata alla sostenibilità e al benessere delle persone.